Benvenuti ragazzi in questo nuovo video. Non mi conosci? Ti sta prendendo malissimo, Matt. Non so chi tu sia. Madonna, fra, se no dovevo eliminare. No, fra, aspetta. Ma porca ma. Benvenuti ragazzi in questo nuovo video, noi siamo i Brothers Players. Io mi prendo male perché sono un coglione. Comunque siamo qui in un nuovo vlog a guardare Dragon Ball. Nel nostro primo vlog, ragazzi. Esatto. Fuori dalla cameretta. No. Sì? Sì. Su questo canale, sì? Sì. Vabbè, oggi stiamo andando a vedere Dragon Ball Broly per la seconda volta in realtà. Perché già ci siamo stati sempre qua in questo cinema nel 2015 a guardare un altro film di Broly. Continua. No, non Broly, era Broly. Ah no, era Virus. Golden Freezer. Virus. Virus e vabbè, comunque. Insomma, siamo stati qua tipo 4 anni fa e adesso siamo ritornati per vedere il film di Broly. Dare, io me ne vado. Per vedere il Dragon Ball Super Broly. Intanto le persone ci guardano. Adesso entriamo, prenderemo il popcorn, prenderemo posto, quindi ci dobbiamo muovere anche. Anzi, prima mangeremo, dobbiamo cenare. Poi entriamo in sala. Un panino buonissimo. E prenderemo il popcorn e mangeremo cose buone. Matt sta scappando perché si prende male. Matt si prende male, ma a me non me la fa contare. Ma te sei diverso. Perché non possiamo fare tipo i drogati in giro? Ragazzi, siamo a mangiare. Siamo presi due hamburger speciali. Che consiste nel bacon e mango. E acqua frizzante. E cipolla fritta, tipo. Più o meno. Ovviamente acqua frizzante perché dobbiamo risparmiare, perché sennò il film. Innanzitutto scusate questa clip se sentite male, ma ok. Sapete, siamo in un cinema. Sto fame. Anch'io. Poi c'è andato sto coso che in teoria. Quanto è bello il tatuaggio con questa luce? Dovremmo vibrare. Questo coso dovremmo vibrare proprio. Dovrebbe vibrare e andare a prendere da mangiare. Da solo proprio. Sì, prende, va, cammina, scende. Perché facciamo queste cose? Ma infatti io sto pregando, facciamo così. Andiamo. Aspetta. Mettimi in pausa. Signori, finalmente, dopo due minuti dall'ultima clip. Sono arrivati i nostri bei panini. Oh, ce l'ha fatta. Buon appetito! Potrà mai mancare il taste test? Il taste test. In diretta, sei pronto? 3, 2, 1. Porca puttana. Cosa? Top. Che cosa ha iniziato a vibrare? È buono. Siamo andati a prendere il piatto e mi fa, rispondi. No, no, raga, è buono. No, no, fra, è buonissimo. Il sapore della carne è buonissimo, raga. Bello, come si dice? Buono. Si sente che è fresco, capito? Un hamburger fresco. Comunque ci stanno guardando tutti. Intanto è passato su Real Power qua dietro. E niente, ciao Surri. No raga, buonissimo. Voto 8. Fa la pollo. Va bene. L'autogrill. Ma questo è molto più sano. Alle 4 di mattina. C'è ancora più lupo all'acqua. Che cosa hai perso, fra? Olio di motore. Non si vedrà, Matt. Ma c'è, giuro. Tutti scelgono. Complimenti per avermi spinto ad arrivare a questa trasformazione! No raga, troppa roba. A parte che non ci sento più adesso, però bello. Troppa roba. Questa è la nostra recensione, troppa roba, bello. Come sul cibo, buono. Buono, mica. Cazzo, raga. Cazzo, ma dai, buonissimo. Questo è il nostro futuro. No, ma sai perché? Perché è buono. No, in realtà volevo dire una cosa, ma non mi ricordavo la frase.
Comunque, bello, devo dire. Bellissimo. Sì, a parte il volume troppo alto, secondo me, però. Vabbè, ragazzi, a parte quello. Sta venendo da vomitare, minchia. Vegetta. Comunque, allora, non mi piace lo stile con cui hanno disegnato i caratteri. A me sì, a me è piaciuto tutto, raga. A lui sì, ma però a me no, cioè. A parte solo la storia in sé, che ancora una volta Broly l'hanno fatto con una storia diversa. Speriamo che questa sia quella ufficiale. Esatto. Perché non è detto che magari tra 4 anni ancora ne esce un altro. Broly 2, il figlio. La cosa che mi sta sul cazzo è che, cioè, Broly è troppo forte, voglio dire. Ok che è nato e cresciuto come primitivo, diciamo. Sì, ma che cazzo. Che si è fatto, si è rafforzato, sai. Poi il Vegeta Kakon ha combattuto contro Majin Buu, contro Cell, contro lo stesso Freezer, contro Beerus, contro Whis, contro quello lì, la lotta contro Zeno, lotta contro gli scarafaggi. Però perché voi vi starete chiedendo così forte? Perché lui in realtà è il vero e unico Super Saiyan della leggenda, cioè, in realtà forse non lo so anche, perché non l'hanno nominato. Ma sì, è sempre lui, fra, perché è troppo forte. In realtà è forte perché, come si dice, ha una un'abilità di combattimento, cioè un apprendimento di combattimento, sì, veloce. Studia tutto subito e il problema è che ha una forza sovrannaturale. Vabbè, comunque, riassunto, è bello. Bello. Guarda quanto si prende male Matthew. Speriamo che il video vi sia piaciuto, questo vlog. Sì, vi ricordiamo di lasciare un mi piace, di commentare, di iscrivervi, di passare in descrizione per tutti i social e tutte le cose belle. E alla prossima. E alla prossima.